Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuta la mia ospite, che questa sera è Annalisa Parisi. Ciao Annalisa. Buonasera a tutti, grazie Lucia per l'invito e grazie sempre. Allora, Annalisa è una allevatrice e di questi tempi si sta molto parlando dell'importanza delle biodiversità equine, non solo equine ovviamente, ma in questo Certo. caso parliamo di biodiversità equine, che aiutano anche a preservare poi le razze, no? E gli animali, nel senso che ogni biodiversità in qualche modo aiuta a fronteggiare determinate possibili malattie, indebolimenti genetici. Voi vi state occupando anche di selezione genetica? Vabbè, Certo. parla, parla. Allora, innanzitutto diciamo che grazie ad una normativa europea recepita dal Ministero dell'Agricoltura, adesso è stata liberalizzata la possibilità di nuovi enti selezionatori, e motivo per cui ogni razza può avere sostanzialmente in breve più programmi genetici. Questo che cosa significa? Che sostanzialmente ogni associazione riconosciuta di allevatori può de decidere di lavorare in un senso piuttosto che in un altro, sempre mantenendo le caratteristiche di razza e tutti i disciplinari che ci sono dietro. Questa è una sintesi estrema. La cosa cambia notevolmente lo scenario attuale e questo che per noi del cavallo agricolo significa poter finalmente lavorare su quello in cui noi da anni crediamo, Che che è sì la cosa. questo cavallo può fare tutto tranne quello per cui è sopravvissuto, che l'ha Esattamente. fatto sopravvivere, però insomma non ci piace come alternativa. Ci piacerebbe che il cavallo agricolo venisse pensato come un cavallo che può veramente fare tutto, un cavallo che può determinare in alcuni ambienti la salvaguardia e la tutela del territorio. Ecco, era proprio questo che ti volevo chiedere. Allora, il cavallo è un volano che aiuta il territorio, ne abbiamo già parlato recentemente in una precedente, un'altra trasmissione. Ma un conto sono i cavalli che sono in natura, no? Tipo i cavalli dell'Avedo, i Giarini e quant'altro. E invece un'altra cosa sono i cavalli che vengono allevati all'aperto, ma sotto il controllo dell'uomo. Giusto? Esattamente, proprio sì. E erroneamente, in maniera totalmente sbagliata, veramente lo dico, è il titolo che viene attribuito al cavallo di sentinella ambientale. Il cavallo viene portato dagli allevatori in montagna secondo delle regole e dei regolamenti che ne disciplinano la percorrenza in montagna, per cui non sono abbandonati in montagna, né tantomeno vivono liberi come i cavallini della giara o i cavallini dell'Aveto. Quindi possiamo parlare più del ruolo fondamentale dell'allevatore che è custode di un territorio perché ci crede, perché riesce ad integrarsi alle politiche locali e di salvaguardia del territorio stesso, che non di sentinella ambientale, perché il cavallo non decide di per sé di fare Dove dove andare? andare, si adegua, come purtroppo ormai in natura sempre avviene, alle posizioni e disposizioni dell'uomo. Però questo gli permette di salvaguardare delle aree bellissime come i parchi, come tantissimi pascoli che vedi sicuramente nelle foto che spesso ti giro, essere veramente meraviglia di determinati territori. Senti, e voi come state lavorando su questa, diciamo, selezione genetica, su questa. Dunque, una delle cose sulle quali io in particolare, ma devo dire un consenso notevole da parte degli allevatori che mai mi sarei aspettata, è il carattere. Finalmente si è capito e si è veramente recepita la capacità, cioè la capacità dei nostri cavalli, del cavallo agricolo italiano, nello sfruttamento del suo carattere assolutamente predisposto verso l'uomo. Quindi noi stiamo lavorando soprattutto sulla selezione del carattere, abbiamo valutato già oltre 1500 soggetti soltanto nell'ultimo anno e abbiamo determinato un test, che come nelle immagini che vedete scorrere, che ci permette attraverso una scheda di valutazione al pari delle schede di valutazione lineare di determinarne il carattere con un margine di errore minimo del più e meno 3
barra 5 mi voglio tenere larga per 100. Il tutto con un genetista, con un responsabile di programma genetico, quindi insomma una cosettina fatta davvero a Tu, sistema. mentre parlavi, stavo pensando a due cose. Tu lavori con l'Università di Teramo, no? Sì. Ecco, quindi sono anche loro che stanno collaborando e dall'altra parte invece i tuoi cavalli lavorano a Villa Buon Respiro nella, diciamo, riabilitazione con, diciamo, il carosello e il gruppo di Daniela Sì, di Zoppi. Daniela Zoppi e Mauro Perelli. Dunque, sì, con l'università che è sicuramente per noi uno delle migliori partnership che ci sia mai capitato in termini scientifici, perché il professor Carluccio è una persona che proprio anche nelle attività riproduttive ci ha sempre supportato e dato una consulenza più che professionale, si è veramente speso in prima persona e ha sempre fatto molto proprio in particolare per la razza. Poi, vabbè, quello che vediamo a Villa Buon Respiro, insomma, che sai, il rapporto amichevole che mi lega a loro, è assolutamente E il che lega risultato. giga, la tua giga. La mia giga, ma anche la mia fedra, ma devo dire anche ormai i cavalli di tutti gli allevatori che abitualmente con ricorrenza, e speriamo che questo Covid ci permetta di tornarci in tempi abbastanza rapidi, a lavorare con i ragazzi, perché abbiamo provato anche con altri cavalli e con altre attività e quindi siamo riusciti a consolidare il protocollo. Secondo te, perché un cavallo, sì, sono cavalli freddi, mi si dirà, no? Rispetto ai cavalli caldi, Certo. cavalli molto insanguati, ma questo pensi che sia sufficiente per spiegare l'equilibrio di questi cavalli, a prescindere da quello che voi state selezionando, ma ce l'hanno proprio di loro, è il famoso gigante buono, no? Esattamente, noi semplicemente il gran lavoro che stiamo facendo è quello di riportare in vita un carattere che loro hanno, perché era un cavallo da lavoro, un cavallo utilizzato nei tempi passati in agricoltura. E E poi infatti se dovremmo avere prima o poi in collegamento telefonico anche la Paola Corsaro per parlare un po' del cavallo in agricoltura, ma continua E in il rapporto con attesa. l'uomo lo portano e lo sviluppano per una relazione che dura centinaia di anni. È comunque una selezione di un cavallo preesistente e che pertanto riporta alla luce dei caratteri di dolcezza, docilità e predisposizione che è raro trovare in altre razze selezionate per fare altro. Sì, Quindi. oppure lo stesso bellissimo puro sangue inglese che però è selezionato sul palo, cioè nessun allenatore si preoccupa più di tanto di che carattere abbia, no? Quello Certo. che conta sono i mezzi e la velocità e quant'altro. Certo. Quindi sono, diciamo, l'allevamento del cavallo nei millenni è stato sempre selezionato al lavoro, all'ambiente, Certo. finalizzato a quello che il cavallo doveva fare. E Esattamente. quindi il carattere dipende anche molto da questo, delle rispettive razze, no? La cosa simpatica è che adesso noi riusciamo addirittura a vedere le sfumature dei caratteri. Quindi questo poi magari un'altra volta parliamo proprio di queste valutazioni, ti porterò sicuramente altro tipo di documentazione. Però la cosa più bella che si possa vedere, guardate l'attenzione della cavalla che guarda i ragazzini che passano sotto, passano sopra, e non siamo incoscienti, semplicemente. Ci crediamo, gli diamo fiducia e gli diamo il giusto riconoscimento per quello che loro danno a noi. Io prima avevo citato Paola Corsaro, che credo sia in collegamento telefonico, vero Paola? Lucia, buonasera a Benvenuta. tutti, grazie. E c'è qui Annalisa, stavamo parlando ovviamente dei suoi amati cavalli e tu volevi raccontarci un po' di quello che accade, soprattutto all'estero, dell'uso del cavallo, del ritorno di questo cavallo in agricoltura, cioè a quella che era la sua vecchia funzione, giusto? Sì, io sono un'appassionata dell'uso del cavallo in agricoltura, tanto che mi permetto di pensare che un po' tra gli amici che hanno i cavalli dell'Umbria, della Toscana, siano stati spinti a usarlo in agricoltura proprio dietro mia insistenza o forse mio consiglio. E devo dire che sono molto soddisfatti. Qualcuno di loro addirittura fa parte di progetti che vengono studiati dalla facoltà di agraria di importanti università
L'utilizzo di questo cavallo nei lavori agricoli comporta una serie di benefici che sono anche abbastanza semplici da capire, come il fatto che si diminuisce l'attività e l'uso di fertilizzanti chimici, come il fatto che gli zoccoli massaggiano il terreno e quindi lo rendono più morbido, lo concimano, il cavallo concima come direttamente il terreno, vecchio senza mondo uccidere lombrichi. Nel vecchio mondo dell'agricoltura, quando nei vecchi paesi le donne correvano a raccogliere le fiande, no? Come, infatti. Vai Paola, vai. E quindi diciamo che il trattore, i mezzi meccanici che rovinano, schiacciano ogni attività microbiologica e che implicano l'uso di disturbanti, non consentono una coltura e una conservazione del terreno che, come capiamo, è importantissimo per la coltivazione e per il benessere della pianta e conseguentemente di ciò che mangiamo. Quindi anche la possibilità di utilizzarli nell'agricoltura biologica. E vengono utilizzati moltissimo in agricoltura biologica e biodinamica, chiaramente, ma possono essere utilizzati anche nell'agricoltura, diciamo, ordinaria, anche se hanno meno senso. Vengono studiate soprattutto dall'università che ho citato prima, di cui però non faccio il nome perché poi sarà una sorpresa, le caratteristiche degli attrezzi agricoli o delle macchine agricole che devono essere attaccate al cavallo, perché chiaramente devono essere di un materiale particolare, abbastanza leggero, fatte in una certa misura, che passino attraverso per esempio le vigne o altri tipi di filari o di coltura. Insomma, c'è tutto un mondo che a noi è sconosciuto, ma è anche conosciuto perché non è poi di così tanto tempo fa, e che è assolutamente praticato in pieno per esempio da alcune comunità religiose in America. Non so se ricordate il film Witness, il testimone, si parla proprio di queste comunità e fanno vedere come utilizzassero cavalli e carrozze e conseguentemente, non utilizzando elettricità ed altri mezzi alimentazione moderni, usano il cavallo in agricoltura e quindi loro sono maestri nel dettare tecniche nel campo. Tra l'altro questi vini che per ora, diciamo, vengono utilizzati in Italia, i cavalli in agricoltura, soprattutto per quanto riguarda la coltivazione dell'uva e poi la preparazione del vino, però non è detto che non possano essere utilizzati anche per altri lavori, come era una volta. Grazie mille Paola. È stato molto interessante quello che tu ci hai detto. Se vuoi puoi rimanere così a tenerci compagnia, perché io volevo chiedere, visto che siamo quasi in chiusura, a Annalisa se anche dal punto di vista morfologico voi state operando un minimo di selezione, alleggerendolo, che non lo so, così. Un cavallo formalmente corretto. Deve essere un cavallo dritto, un cavallo che sia assolutamente ben proporzionato, dopodiché il nostro è un cavallo che può fare tutto, perché nel rispetto del benessere, dei tempi di apprendimento e dei tempi di lavorazione, che poi sono molto simili ai nostri, perché finché resistiamo noi dietro a un aratro, sicuramente resistono anche loro, perché è una questione anche di coallenamento alle attività, in assoluto deve essere un bel modello morfologico, cioè ormai deve finire la leggenda che gli scarti vadano, perché non esiste cavallo scartato, ogni cavallo è patrimonio di una biodiversità genetica, una diversità genetica che è utile comunque alla razza, certo, e pertanto va integrato nelle diverse attività utili e necessarie per la conservazione proprio della specie. Stavo pensando, anche quindi possono essere utilizzati per esempio per i carri, per ritornare, Paola, ti ricordi il tuo amico Adamo, come si chiama?
quello sì, che Adamo Martin che ha, quello potrebbe usare tranquillamente i cavalli di cui parla Annalisa. I DPR, immagino, sì, Annalisa parla di DPR. Sì. Sì, infatti lui usa i DPR per tirare le carrozze più pesanti. È un omnibus praticamente. E soprattutto per l'omnibus, sì, perché comunque sia l'omnibus come tipo di carrozza, che poi è considerato a pieno, quindi con i passeggeri, con il guidatore, con i groom e via discorrendo, è molto pesante ed è tirata da TPR, che va benissimo. Da più di un TPR, ovviamente. No, cioè, non uno solo, in genere addirittura è un tiraquattro. Esatto. E l'abbiamo portato all'interno delle vie strette di Verona quando c'è stata Verona Cavalli 2 anni fa, e sono andati benissimo, tra l'altro hanno riscosso un grande successo di pubblico, perché questi giganti bellissimi, buoni che ricordano un po' anche i cavalli di Babbo Natale hanno avuto un grande successo un grande successo nel pubblico, anche se mi sono espressa in maniera cinematografica, però così è stato. Grazie mille Paola, ti ringraziamo di essere stata con noi e a prestissimo. Grazie a voi. Ciao Paola. Saluto a tutti, ciao Annalisa, ciao, a ciao, presto. Cara. Un'ultima domanda, le prospettive future della vostra associazione, che cosa avete in mente? Continuiamo a crescere, ottimizziamo quello che abbiamo in cantiere, perché comunque tutto quanto, non facciamo gli spot ma facciamo risultati, li tradurremo in qualcosa di scritto, in indici genetici e quant'altro, e poi continuiamo a crescere in questo senso, perché comunque affinare la selezione significa porsi degli obiettivi di miglioramento, sempre. Della razza. Esatto. Ma so che tu stai anche mettendo dei paletti molto rigidi sul discorso del benessere. Sì, sicuramente quella è una cosa che ormai ne parlano tutti i piani di sviluppo rurale, ne parlano tutte le misure anche regionali, provinciali e territoriali in generale, e è una cosa dalla quale non si può più prescindere, per cui quello sarà, è già adesso, veramente da anni che io ci lavoro in prima persona. Lo so. Esatto, il benessere del cavallo è imprescindibile dall'utilizzo, qualunque esso sia, anche semplicemente relazionare di chi ce l'ha in giardino, un giardino grande, il benessere, l'acqua, una copertura, il fieno, poi nell'utilizzo altre misure, però è la base. E magari anche un compagno. Sicuramente, perché è un animale sociale. Che se non è un cavallo magari può essere un asinello o qualcuno, certo. Però insomma noi umani non gli bastiamo ai cavalli. Se ecco. Pretendiamo tanto, dobbiamo anche dare dalla base tutto quello che serve, non è il minimo, il massimo, quello che serve, perché altrimenti è inutile prendere un cavallo che non ci viene a cercare, per cui sostanzialmente bisogna lavorare nell'ottica di scelta, perché selezione è scelta. Bene, Annalisa, grazie. Grazie a te. Di essere stata con noi. Buon lavoro, continua. Io sono una tua grande fan, come ben sai. Grazie mille, a presto. Grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito fino a qui e come sempre l'appuntamento è per la prossima settimana. Buonasera a tutti.